No. Ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo Ciao nuovo video che sarà un fake unboxing. Fake unboxing perché io la scatola in realtà l'ho già aperta. Joe no, ma io sì perché dovevo assolutamente controllare il contenuto e vi dirò che ho fatto bene a controllare il contenuto Perché hai fatto perché non bene? sono affatto soddisfatta. Ma adesso vediamo con calma. Allora, questo è mio. Sì. Allora, ho comprato innanzitutto. Visto che il libro che abbiamo in programma per il gruppo direttore di Domodossola per il Gruppo di lettura di mese Domodossola, a del venire gruppo di lettura di di Gerard Domodossola. Rive, Le Sere, un libro edito da Iperborea, che è ritenuto un classico della letteratura olandese e un romanzo che gli olandesi dicono che sia un capolavoro. Vedremo se anche noi italiani avremo lo stesso punto di vista. The same point of view. Poi ho comprato, ovviamente non potevo non comprare il nuovo libro di uno dei miei autori preferiti, Denis Lehane, Tutti i miei errori, che in pratica è il terzo episodio della trilogia dei Coverlyn. Il primo era Quello era l'anno, il secondo era La legge della notte e questo è il terzo racconto basato su questa famiglia. E vedremo come va a finire. C'è da dire che Lehane è un autore che scrive molto bene e è stato portato spesso al cinema per dire Shutter Island di Scorsese e Mystic River sono opera sua, quindi c'è da aspettarsi un ottimo romanzo. Io invece ho preso Nella Repubblica del Libro di Francesco Lumachi, edito dalla Pendragon. Questo qui l'avevo visto praticamente, mi sembra pubblicizzato nelle pagine finali del libro I Nemici dei Libri, e praticamente con quel libro ho segnato non so quanti libri poi, quindi ho deciso che volevo recuperarli e ho iniziato da questo. Cioè, di una cosa L'ennesimo che saggio sui libri, è in molto sostanza. lento questo, mi hanno detto. Perché Lumachi. Scusate la battuta. Poi ho preso un altro libro in lingua che mi arriverà sabato, oggi è mercoledì, Oggi è mi arriverà mercoledì. sabato, quindi lo vedremo quando sarà il momento. Puoi dirmelo che libro è? È il terzo volume della serie di Shadow Black, però in inglese perché appunto a quanto pare in Italia, no, in Italia siamo destinati alle serie interrotte. Poi ho preso quest'altro libro che praticamente è il motivo principale per cui ho fatto l'ordine, che è la più incredibile storia mai scritta, Una mummia nel paese delle meraviglie, è appunto il terzo volume della serie, è fucsia, non me l'aspettavo perché generalmente il rosa non viene Però cagato, però come potete vedere qui è rovinato e quindi io ho già provveduto alla sostituzione perché fosse stato uno spigolo, fosse stato il retro, magari avrei anche sorvolato, ma visto che è proprio davanti, cos'è? proprio lì, aspetta, cioè perché come vedete inizia qui, ma il graffio finisce qua e qui si vede persino il cartone sotto, quindi io non ci penso proprio a tenere un libro in È questa infatti un po' condizione. devastato, in Cioè, effetti. sinceramente, visto che è nuovo. Comunque di Pier Domenico Baccalario e Edoardo Jauregui, insomma, questi qui. Loro. E poi, siccome mi mancavano pochi centesimi per arrivare ad avere un punto in più sulla tessera della Giunti, ho preso il primo volume di Sequest di Adam Blade, edito mi sembra dalla Salani, mi pare di capire, che costava 1 euro in prezzo speciale, quindi l'ho pagato tipo 75 centesimi. Ci sta, nel senso, è un librettino per bambini, scritto ginormico con i disegni. Tra l'altro, io ho, mi sembra, anche il primo volume di Beast Quest, però non mi ricordo niente di quel libro, onestamente. Quindi, boh, vabbè, cioè per 75 centesimi chi se ne frega. Si può fare. Peraltro, anche questo era arrivato con le orecchie e sporco. Però, vabbè, qua alla fine era un volume tappabuchi, quindi grandissimo chi se ne Orecchie, frega. pensa Quell'altro se arriva invece. col naso. Va bene, va Sono bene, va cabarettista. bene. Sì, molto, guarda. Da muto. Sì. Quindi niente, insomma, io ho già provveduto a fare il reso di quell'altro, questo qui me lo tengo così che va bene lo stesso, e anzi, a questo punto, se mi piacerà, mi stava partendo,
se mi piacerà, magari quando dovrò fare tipo prendere dei libri tappabuchi per arrivare magari ad una cifra particolare, magari prenderò i seguiti per Pronto per pochi continuare. centesimi, Ma sì. infatti, anche perché i volumi successivi costano tipo 6 euro, però ovviamente sono scontati. Poi, tra l'altro, adesso non so se era una cosa del momento o se proprio in generale erano tipo a metà prezzo, quindi per 3 euro. Ci si butta! Cioè si butta. Vabbè. Te butto dalla finestra, dal balcone, nella connezza. No, Sì. Vabbè, in tutto ciò, in tutto c'è stata questi, bellezza. questi erano i libri che abbiamo preso, cioè che sono i libri che abbiamo preso. Sì, sei molto sveglio. E ci vediamo alla prossima. Ciao.